Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono Alexander Russo e faccio il contadino, per cui tutto quello che riguarda il mondo dell'agricoltura, della fattoria, tra virgolette, insomma tutto quello che riguarda la campagna, più o meno come riuscite a vederlo. Vi faccio vedere cosa sto continuando a fare. Intanto, guardate. Oh, hanno visto la telecamera, sono venute subito a farsi riprendere. Sono delle show oche, come si può dire, showman. Vabbè, torniamo a noi. Allora, vi volevo dire che non so se per quelli che mi seguono hanno visto che sto facendo dei lavori nel, diciamo, giardino pollaio, che devo un po' rivoluzionare perché devo pareggiare un po' i pianelli. Inoltre avete visto questo caretto, ho fatto anche un video, però non lo so se pubblicarlo o meno, perché poi guarda, mi sono arrabbiata a montarlo, smontarlo, poi le istruzioni erano incasinate, poi mancavano tre pezzi, guarda, cioè, insomma, ho tirato tanti moccoli, per cui non lo so se lo metterò. Ad ogni modo, poi dopo anche questo caretto qui, ora vi faccio vedere con la soffiata, faccio vedere come vedete. Qua ho dovuto tutto tagliarlo col flessibile perché andava a battere. Perché così non è un caretto originale della BCS, ma è uno compatibile. E un'altra cosa che non va bene, che dovrò fare, dovrò praticamente tagliarlo qua e fare una prolunga, perché mi vanno tutti i comandi a battere qua e quindi io non riesco a utilizzarlo bene, perché a guidare mi tocca, insomma, è un casino. Per cui non lo so se lo pubblicherò quel video lì, o tolgo tutti quei video dove tiravo i moccoli. Vabbè, quindi oggi è il secondo giorno, diciamo, di costruzione del muro a secco. Ecco qua per ora quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ora lo vedete così perché è una costruzione un po' strana. In che senso? Siccome lì verrà un po' scavato lì e scavato lì su, la terra la prendiamo e la buttiamo di qua in modo da pareggiare, perché se vedete, se notate, ora ve lo metto, ecco, così più o meno è dritto, c'è abbastanza terra da togliere, diciamo, lassù, e quindi andremo a riempire un po' qua. Io ho tirato, se vedrete i primi video, c'era, diciamo, un filo teso che mi dava più o meno l'altezza da tenere, e più o meno è questa altezza qua che vedete qua nel filo. Per cui adesso qua c'ho altri sassi. Una cosa importante per i muri a secco è riuscire a mettere quelli più grossi sotto, poi venendo in qua, diciamo, dove andrà la terra, metterci sempre più piccoli e ciotolini, in modo che l'acqua va piano piano a drenare e va via. Ho preferito inserire ogni tanto dei tubi, non so, ve li avevo fatti vedere forse anche l'altra volta. E cos'altro? Per cui qui adesso non ci alziamo di più, perché mi serve un po' di terra da buttare anche dentro, in modo che vada a fermare un po' i sassi. Quindi proseguo un po' per quello che riesco a fare qua. Qua poi c'ho da togliere questa pietra, è una pietra antica dove, diciamo, i miei antenati ci tenevano l'olio, quindi figuriamoci dove tenevano, conservavano l'olio, dentro queste pietre grandi. Ok, e qui uguale, qui c'è, diciamo, l'entrata del pollaio, che dovrò rialzare tutte queste piagne. Qua farò un muro, credo, un muretto che fa così. E qui piano piano va, salgo un po', ma perché la, diciamo, qua la salita la devo tenere per venire su anche con o faccio l'entrata di qua diretta. Vabbè, vediamo se un pezzo di curva va fatto per tenere anche la terra che viene giù. Sì, teniamo tutto il muretto sicuramente qua. Qua farò un bel passaggio largo con tutte le piagne, così verrà più o meno
a questa altezza, all'altezza dell'olivo, voglio arrivare. E qui uguale, grattare un po', togliere tutti questi sassi. Qui uguale, davanti al pollaio, fare tutto con questi piagnoni qua, grandi. Poi, come vi dicevo, qui penso che arriverà il muretto, poi una salettina per andare di sopra, lì si scaverà facendo un po' una curvetta così, si scaverà tutto lì, lì sopra un altro muretto, in questo pianello qua. E come vedete che c'è questa pendenza qua, cioè pareggiare torna anche tutto questo pianello. Qua poi ho intenzione di farci un barbecue. Cosa c'hai sempre te? Zorro, guardate che spettacolo. È uno splendido. Oh, due galli. Allora abbiamo il gallo Valdarno e il gallo Bantam. Praticamente, a parte la cresta, sembrano identici. E sopra abbiamo una gallina Bantam, eccola lì, e questa invece è una gallina Fenix. Ok, vabbè. Per cui, Zorro, fammi parlare. Ok, per cui qui andiamo tutto a grattare e andremo a rifare il muro. Per cui adesso vi faccio vedere. Intanto andiamo a posizionare, questo è un gallo alla Lackenfelder, la tacchina. Intanto andiamo a vedere. Questo si strozza. Oletto. Eccoli qua. Questi sassi qua, questi penso, questi due sarò costretto a tirarli come ho fatto col motocoltivatore l'altro giorno. E forse quei tre riesco a rotolarli. Ora vediamo. A parte che questi qua, i più grossi, voglio tenerli per fare il muro lì sotto. Poi farò anche qua, rifarò per bene, mi farò scavare per bene in modo che teniamo sto olivo bello accostato là. Qua lo facciamo buttare giù, che intanto lo rifacciamo tutto. Insomma, un po' di giornate ci sono, ma un po' di sassi ogni tanto, intanto le giornate adesso si iniziano anche ad allungare, per cui sono più che contento. Ok, adesso andiamo a posizionare questi qua. Adesso insieme a voi questo qua, che è un bel masso. Allora, se è bello pesante possiamo proprio metterlo con questa faccia qua a vista, altrimenti sì, lo possiamo mettere lì a vista e lo possiamo battere o qua o lì, oppure qua, che ancora siamo ancora un po' bassi. Ci alziamo qua, benissimo, dai, io direi qua. Ok. Ci vorrebbero anche tanti di questi qua piccolini da buttare in mezzo qua. Quelli piccolini, per cui buttiamoli il più possibile in mezzo.
una cosa importante è che riescano sempre a schiacciare diversi salti. Quindi questo schiaccia questo, questo e questo. Questo schiaccia questo e questo. Cioè devono andarsi a legare uno sopra l'altro così. Ok. Andiamo avanti. Una cosa che è molto più facile, se usiamo il cemento, uno potrebbe anche cementarlo così. Voi capite la differenza, invece qua va cercato proprio dove posizionarlo. Ok, dai, andiamo a vedere come spostare quelli là. Questo lasciamolo qua, che va a schiacciare. Ho messo su un po' di pancia e faccio un po' di fatica adesso, ma tra poco riniziamo a dimagrire. Ok, ecco qua. Tutti questi buchi, poi piano piano qua ci andrebbe uno piccolino. Se lo troviamo uno bello paro, lo andiamo a cercare, almeno alto un paio, 3-4 centimetri. Via. Andiamo a vedere se lo troviamo, che proviamo a mettercelo. Allora, c'è, perché dovrei, ecco qua, vediamo se questo va bene. Questo qua li volevo tenere, come dicevo, per fare quella sorta di pavimentazione. Allora, guardiamo se ce la faccio, altrimenti lasciamo così, non fa nulla. Scusate un secondo, vi voglio far vedere per bene anche a voi. Ecco, per esempio qua così deve andare, no? Vedete? Proviamo a spaccarla allora, perché è troppo grossa. Sempre che spaccandolo non lo roviniamo del tutto.
Ok, abbiamo diviso così, guardiamo quale che ci sta meglio. No, così non va bene, così. Non so quanto ci stia. Ecco, facciamolo così, dai. Va bene. Ok. Allora, mi metto i guanti oggi perché la terra ti cuoce le mani. Ok, allora guardiamo cosa c'è. Di sicuro tutta strumenta. Ah ragazzi, non guardate i pantaloni, eh. L'ho detto, sono ingrassato, mi si sono strappati. Allora. Tutta sta rumentina va bene, anche tutta sta rumenta. Allora, questi, esatto, vedi, non farli rotolare, c'è da morire a portarli là. Ora me li sono fatti scaricare qua, ma la prossima volta glielo dico, altrimenti vediamo se lasciarli qua e poi quando viene me li faccio portare là. Proviamo a l'unica cosa, il resto credo sia tutto da rotolare. Ce l'abbiamo fatta. Questi qui ragazzi, rinuncio, li lascio qua, mi dispiace ma la schiena è un bordello. Benissimo, dai, allora andiamo a concludere con questi.
anche qualcosa qua sotto. Ok. Ok, direi che per oggi è tutto, per cui niente, facciamo tutto adesso. Oggi lo chiamerò, gli dirò di riportarmi altri sassi, ma penso che ci sia più poco da fare senza terra, per cui non lo so. Quelli lì, come ho detto, li lasciamo lì, che li metto lì sopra. Per cui vi do appuntamento al prossimo video, anche a tutti gli altri prossimi video, e vi dico subito, cioè metto una barzellettina fantastica che la devo un po' perfezionare, ma poi ve la dico. Ok, dai, ciao. Prima di salutarvi vi rifaccio vedere tutto il muro e poi vi lascio. Eccolo qua. Qui verrà tutto riempito, per cui è così, adesso lo vedete così, va visto di qua. Ciao!